E come annunciato nel sommario, adesso parliamo di cinema. Parliamo di cinema perché? Perché abbiamo un ospite gradito, Luca Spavetto, fanese, perché è qui in Italia dal 1989, anche se è originario dell'Argentina ed è un regista indipendente. Ve lo presento subito. Buonasera, Lucas. Buonasera, Grazie, grazie per essere qui con grazie a noi. te della possibilità che mi hai dato. Allora, con te volevo parlare del tuo ultimo film, ed è un film che ha un tema interessante, l'alcolismo. Però prima di farti delle domande, direi di vedere un pezzo di questo film, un trailer di questo film. Vediamo. Tentativo numero 17. Ho fallito ancora. Come da manuale, ho rispettato gli orari in pieno. Non era ancora giorno quando ho iniziato l'appostamento. Ma qualcosa non ha funzionato. Io so quello che ti sta succedendo. È il mio lavoro. Quando smetti di bere, la mente può giocarti dei brutti scherzi. È pericoloso. Io vedo cose che non esistono. Ma non so se riuscirò a rimanere pulito per 8 ore. Tu vuoi aiutarmi, giusto? C'è soltanto una persona a questo mondo che voglio vedere soffrire, ed è l'uomo che abita dall'altra parte della strada. Ehi, puoi venire fuori un secondo? Ti devo parlare. Che cosa può averti fatto quell'uomo per meritarsi questo? Devo assolutamente chiudere i conti! Devo ammazzarlo! Vuoi smettere di bere? Lo vuoi davvero? Sì, ma se pensi che questo cambi le mie intenzioni, tu ti stai completamente sbagliando. Sto male. Allora, Lucas, trailer dice tutto, straordinario. Parlaci un attimo di questo progetto. Alcolist è un film indipendente che nasce da un'idea che avevo, che ho creato insieme all'attore protagonista, che si chiama Brett Roberts, che è un ragazzo che ha avuto dei problemi di alcolismo. Abbiamo creato insieme questa storia e abbiamo plasmato questo progetto indipendente low budget. E lo abbiamo girato tra New York e Roma. Dici qualcosa di più magari sul cast, che è interessante. Abbiamo visto degli Ok. attori, insomma, bravi, professionisti. E il cast è composto da Brett Roberts, che è il protagonista, che ha alle spalle decine di film, tra cui Pearl Harbor addirittura, e poi c'è Gabriella Wrights, che è un'attrice americana di origine francesi. E poi abbiamo Bill Mosley, che è un'icona, diciamo, del cinema di genere horror. E John Robinson, che è una star hollywoodiana, diciamo, ha fatto più di 30 film, se non sbaglio, e Tania Bambacci, che è un'attrice italiana emergente molto brava, con la quale è il secondo film che faccio. Ecco, questo film, Alcolista, ha vinto il Fano Film Festival. Come sei arrivato al Fano Film Festival? Ma io, essendo di Fano, seguo da tanto tempo il Fano Film Festival, ho sempre pensato di voler partecipare, ho aspettato di avere il film giusto. E niente, l'ho presentato e con grande sorpresa mi ha contattato il direttore Fiorangelo Pucci e mi ha detto che il film era piaciuto molto e che addirittura una giuria lo voleva scegliere tra i vincitori. È stato veramente un onore per me perché spesso quando si fa questo lavoro si ricevono solo critiche negative oppure nessun commento. Invece ricevere una critica positiva da parte di Fiorangelo Pucci, che è un esperto di cinema, è stato veramente molto emozionante per me. Tra l'altro, oltre al Fan Film Festival, chiaramente è un film questo che farà altri festival, tra cui anche nella cittadina di Buffalo, dove tu hai girato il film, gran parte del film. Sì, abbiamo girato gran parte del film nello stato di New York, soprattutto a Buffalo, e diciamo il Festival Internazionale di Buffalo, che è molto prestigioso.
e mi ha chiesto proprio di proiettare il film e abbiamo fatto la prima mondiale proprio a Buffalo 2 settimane fa. Ecco, per chi si intende un po' di film, certamente si sa che realizzare un prodotto del genere ha dei costi elevatissimi. Tu però invece l'hai fatto con un budget, come si dice, low cost. Inteso come? Quali sono le difficoltà? Quando giri un film a low budget praticamente sei il nemico di tutti, perché i soldi sono pochi, quindi il primo nemico è il produttore perché ti vuole tagliare le scene, tu devi cercare un modo di adattarle. Il secondo nemico può essere il produttore esecutivo perché non ti trova le cose che hai chiesto. Poi c'è le maestranze sottopagate che devono fare più ore incavolati tutti, oppure il direttore della fotografia che non ha il materiale giusto per lavorare, per finire con gli attori che magari sono lunatici e quel giorno sono incavolati con te. Quindi devi cercare di essere di polso da una parte, perché devi portare a casa esattamente quello che hai in testa come regista, e dall'altra parte devi essere abbastanza buono, cercare di capire tutti e cercare di lavorare con, diciamo, professionalità e lo stato d'animo giusto. Ecco, Lucas ha all'attivo 3 lungometraggi, questo è il terzo, ma mi pare che tu stia già lavorando ad un altro film, ad un altro lungometraggio, e ha 6 cortometraggi, tra cui uno trasmesso anche qualche anno fa qui su Fano TV. Come nascono questi film? Da dove prendi spunto? Prendo spunto da un'idea. Di solito io amo esplorare i lati oscuri degli esseri umani, che sono quelli più interessanti secondo me, quindi la follia, le dipendenze, tutto quello che è negativo, diciamo, e che si rispecchia nei fatti di cronaca, nella vita quotidiana. Da un'idea inizio piano piano con un palazzo a costruirci sopra mattone dopo mattone il film. Non è facile, è veramente complesso da realizzare, soprattutto se non si hanno i mezzi giusti, e quindi cerco di circondarmi con persone che sposano un po' la causa magari e mettendoci passione piuttosto che, diciamo, avere uno stipendio, ecco, per fare un film. Allora, dove sarà possibile vederlo qui a Fano? Martedì 18 ottobre al Cinema Malatesta verso le 21:30. Ok, quindi ingresso gratuito. Ingresso gratuito, quindi insomma, motivi per andare a vedere? Ma perché credo che questo sia un tipo di cinema diverso, un tipo di cinema che va contro le regole della commerciabilità ed è un tipo di cinema che spesso non ha la possibilità di essere visto in un paese dove i fondi spesso e volentieri vengono dati a cinepanettoni o soap opera. Grazie a Lucas Pavetto per essere stato nostro ospite. Il telegiornale è finito. Grazie per averci seguito. A voi tutti l'augurio di una buona serata. Arrivederci.